Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino accanto all'orto qui del convento dei frati minori cappuccini, in questi luoghi dove anche Padre Pio spesso passeggiava e insieme a figli spirituali o anche per ritagliarsi nel momento, un piccolo momento della giornata nella preghiera. Oggi qui con l'epistolario numero 1 che raccoglie tutte le sue lettere con i padri spirituali, Padre Agostino e Padre Benedetto, per leggervi proprio una lettera che Padre Pio scriveva il 16 febbraio del 1915. Ecco, ricordiamo, Padre Pio nel 1915 si trovava a Pietrelcina perché questa strana malattia non gli permetteva di stare in convento, ma restava sempre a casa e aveva questo rapporto epistolare con i suoi direttori spirituali. Ebbene, qui lui racconta di una crisi terribile che si andava sempre più intensificando, e dice: mi accorgo abbastanza, oh padre, che io con i miei scritti sempre scuciti, ripieni sempre di lamenti e di lacrime, non vengo a cagionarvi altro che noia, dolori senza fine. Perdonatemi, è proprio così. Vorrei per una volta almeno apportarvi dei sorrisi, delle gioie, dei profumi. Invece io sono sempre tanto tanto triste, padre mio, che non sento quasi più la forza di vincermi. Mi sento come quasi squilibrato di spirito. La crisi, quella crisi terribile di cui vi parlavo nell'ultima mia seguita, ancora si va sempre più intensificando. Mi sento talmente liquefarmisi lo spirito fino al punto alle volte dello svenimento. Le fiamme, che non hanno nulla di somigliare con quelle fiamme del nostro fuoco materiale, che investono e penetrano lo spirito fino nella parte più recondita, sono sì vive che cagionano alla povera anima pene e consolazioni insieme. A dire il vero, caro padre, l'anima, pur sentendo queste pene più terribili della stessa morte, non vorrebbe che cessassero mai. È un mistero che non so comprenderlo e molto meno darlo ad intendere. Eppure lo spirito è certo di tutto ciò che in lui passa e come il tutto in lui si svolge. Ha un'idea, o meglio, egli vede tutto e con chiarissima intelligenza, è solo perché in questo basso mondo non trova oggetto alcuno a cui poterlo anche pallidamente assimilarlo. Gli riesce d'assoluta impossibilità di manifestare ciò che in lui si passa. Nasce quell'atroce tormento per l'anima perché non trova chi vale ad intenderla, ma qui sorge spontanea una domanda: se l'anima è certa che tale operazione procede da Dio, perché si angustia tanto che altri, o meglio che lei stessa, non riesce a farsi intendere da chi ne ha la sua direzione? Padre, dinanzi a questa domanda mi sento agghiacciare il sangue nelle vene e non so nemmeno io darne una vera soluzione. Solo dico questo, senza tema di mentire, che la povera anima è certa della sua certezza, per quanto l'anima del credente è certa dell'esistenza di Dio per fede.